Buongiorno a tutti carissimi amici ed amiche, come state? Tutto bene? Ben ritrovati sul mio canale. Lo so, è un po' di tempo che non giro video, però tra il lavoro, tra alcune problematiche di salute, diciamo, che stiamo risolvendo, il tempo è passato. Dall'ultimo video il tempo è passato, però sono qui, sono tornata perché questa mattina dovevo andare a fare spesa, quindi sono passata da Eurospin alla Coop e in un negozio di detersivi, quindi vi mostro quello che ho comprato con un prodotto nuovo, una novità che io non ho mai trovato. Di detersivi sto parlando, ma cominciamo dallo svuota spesa Eurospin. Allora, ho alcune cose qui sul tavolo, una busta qui sotto da mostrarvi. Quindi, per prima cosa ho preso questo farro soffiato con il miele, che è buonissimo e adatto per la colazione. Poi questi croissant integrali che riscaldati nel microonde sono una goduria, il pan bauletto integrale, i pomodorini, questi qua. Da Eurospin si trova comunque della buona frutta, una bottiglia di birra, la Best Brew, e ne ho comunque un'altra che sarà da qualche parte nella busta. Poi un pan bauletto di quello lì bianco per fare i toast. Ho preso questo composé, diciamo così, di peperoni, quindi c'è il giallo, il verde e il rosso, perché li faccio panati al forno e vengono buonissimi. Petti di pollo tagliati a fettine, un lattugino, ce ne dovrebbe essere un altro, eccolo qua. Due buste di lattugino, un pacco di farfalle integrali, questi sono del marchio Tre Mulini e costano la metà della metà della Barilla integrale. Poi ho preso questo riso basmati cotto a vapore, quello pronto in 2 minuti, che non ho mai provato, voglio vedere come mi trovo. Lo puoi mettere sia, cioè si può mettere sia sulla padella che nel microonde. Ho preso questo e ne ho preso anche un altro che adesso appena lo trovo ve lo mostro. Allora qui mettiamo la busta vuota, poi andiamo avanti. Alla Coop, stavo dicendo, in un altro supermercato alla Coop, perché purtroppo da Eurospin non si trovano tutti i prodotti che cerchiamo. Alla Coop ho preso lo zucchero di canna, questo qui Meridiana, e questi cornflakes di Kellogg's, che sono, diciamo, secondo me tra i petali bianchi di cereali più buoni, che oltretutto mantengono anche la loro croccantezza. E ho preso anche due di Coca Zero, perché da Eurospin la Coca-Cola non si trova. Poi andiamo avanti, vediamo se riesco a mettermi la busta qui sopra. Ok, spesa da Eurospin con la busta della Lidl, top. Poi le gallette, quelle là con la copertura di cioccolato al latte, un pacco di merendine, queste qua sono carote e mandorla, che sono buonissime, io non le mangio però comunque so che sono molto molto buone, i digestive, questi qua dolciando integrali, e sono molto buoni, sono delle fonti di fibre ottime, ottime, ve le consiglio. Ho preso una busta di insalata di questa qua mista, la misticanza, la chiamo io. Per quanto riguarda gli affettati, ci sono tutti gli affettati in offerta della Bottega del Gusto, e ho preso l'arrosto di tacchino, lo speck affettato, un altro di petti di pollo a fettine sottili e un altro ancora di petto di pollo invece a fettine più spesse. Ho preso i miei amati filetti di spinaci e formaggio, quelli vegani, buonissimi, formaggio addirittura fila, troppo troppo buoni, il macinato di pollo, altro pollo a bocconcini, qui seguiamo tutti la dieta con proteine e quant'altro. Ho preso, che erano in offerta, queste cotolette alla palermitana panate. Di solito non li prendo quelle già panate, le paniamo noi, però queste erano in offerta, ho detto vabbè, proviamo. Un altro di filetti vegetariani,
buonissimi i burger di soia, cioè questi li potete fare arrostiti nella padella con un filo d'olio di cocco, li potete mettere nel microonde, vengono davvero buoni, buoni. Noci, sempre del marchio Tremulini, quindi per quanto riguarda la pasta fresca, ho preso le trofie integrali che sono buonissime e soprattutto mantengono veramente la cottura, cioè pur essendo una pasta fresca non è quel tipo di pasta che diventa molle molle, che a noi proprio non piace. Un'altra di birra, che come vi dicevo, una ve l'avevo già fatta vedere. Poi un formaggio di questo qua di pasta dolce, il Land, che è simil galbanone, lo poggio qui. E buste per la spazzatura, questo skyr al caffè, quindi questo è uno yogurt molto proteico al gusto di caffè per le mie colazioni, perché di solito prendo lo yogurt greco e lo macchio di caffè. Vediamo questo direttamente com'è. Un'altra di buste di plastica, un emmental di questo qui bavarese, sempre del marchio Land. Ecco, questa è l'altra confezione di riso pronto. Ho voluto prendere questo qua, il riso nero e il riso venere, cotto a vapore, pronto in 2 minuti. Non lo so, mi ispira curiosità e per essere cotto in 2 minuti direi che è super super veloce, quindi da provare. Poi ho preso questi che sono yogurt con le palline di cioccolato, ogni tanto ce lo concediamo qualche sfizietto dolce, e due brick, uno è qui, di latte di soia e cacao, e qui c'è l'altro. All'Eurospin spesso trovo molto più assortimento rispetto alla Lidl per quanto riguarda le bevande vegetali, quindi ho preso due di latte di soia che metto, aspettate, metto qui così vi faccio vedere i detersivi che ho trovato. Allora, qui c'è la busta. Vi farò un video naturalmente apposito. Allora, ho trovato queste qua, le tubs di Perlana Renew, sì, credo che si pronunci così, per i capi scuri, i neri. Di solito prendo qualche detersivo liquido per i capi neri, adesso voglio vedere come mi trovo con queste tubs. E poi ho trovato lui, questo oro. Praticamente è un sapone ecologico multiuso, uno sgrassatore universale, simil al famoso sapone alga o alba, che più o meno diciamo sono uguali. E questo è con olio d'oliva italiano, quindi questo è la news che non ho mai trovato e che voglio assolutamente provare. Lo metteremo in uso con un panno e una spugnetta nuova che ho acquistato, e quindi arriverà a breve un video. Quindi questo è tutto ciò che ho comprato questa mattina. Vado subito a sistemare perché già è mezzogiorno, il tempo corre, il tempo è tiranno. Grazie a tutti per avermi seguito. Scusate per il buco temporale tra un video e l'altro, però cercherò, adesso che stiamo risolvendo un po' questa situazione di salute, cercherò di essere più presente. Grazie sempre a tutte, una buona giornata. Ciao!